Siamo oggi con l'ex consigliere comunale Simona Fighera. Un'adesione a Sud Chiama Nord molto recente, ma perché questo passaggio di casacca? La mia è stata una scelta ponderata, oggi nella piena convinzione che il partito dell'onorevole Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, è l'unica realtà politica che possa dare tutte quelle risposte concrete alle innumerevoli istanze che provengono dal nostro territorio. A seguito di diversi incontri avvenuti con la deputazione del partito, abbiamo ufficializzato lunedì scorso il nostro ingresso nel partito, costituendo un comitato territoriale. Ricordo che il comitato è stato costituito da me, dall'ex vicepresidente del Consiglio Giuseppe Leotta e dall'amico volontario Andrea Laspina. Quali sono le attività e le problematiche che volete, affrontare anche in vista delle amministrative? Dunque, noi giornalmente siamo a contatto con tutti i membri del comitato per parlare appunto delle varie problematiche, ma non solo con il comitato, ma anche con ex consiglieri comunali, specialmente quelli che eravamo gli indipendenti. Beh, c'è da fare tanto sul nostro territorio, ma una delle problematiche più evidenti sicuramente è quella relativa ai lavori di riqualificazione sul lungomare, dove cresce sempre di più la preoccupazione tra i nostri commercianti e imprenditori per l'avvio della stagione estiva. Altra problematica abbastanza importante è quella relativa agli sversamenti a mare. Sappiamo benissimo che Giardini Naxos vive di turismo e sembriamo in uno scenario di guerra, sia relativamente ai lavori qui sul lungomare che realmente a quello che si verifica ogni anno in estate, che sono degli sversamenti di liquame. Veramente uno scenario inammissibile per la seconda stazione turistica in Sicilia. Altra problematica abbastanza importante ritengo sia quella del manto stradale. Abbiamo delle buche veramente importanti sia nella via Pancrazio De Pasquale, nella via Naxos interna, nella via Ortogrande, ma anche nella via sul lungomare vicino al comune. Di recente sono stati fatti dei lavori dove hanno portato dei tubi e la ditta ha purtroppo compromesso oggettivamente ancora di più quelli che erano già i problemi esistenti. Io credo che quella del manto stradale sia anche una priorità in quanto transitano diverse persone, i nostri pedoni e le mezze a due ruote sono esposti a dei pericoli.